E allora, buon salve, iscrivetevi a questo canale, condividete questo video, eccetera, eccetera. Dunque, devo dire che, innanzitutto, mo che comincio a fare, ho cominciato a fare, scrivere articoli, video, mo, poi mi sono svegliato vedendo un commento sul mio blog. Una persona che mi criticava per un errore di battitura, un errore corretto subito. Ed era un articolo vecchio, quindi devo dire che agli inizi non rileggevo, non facevo attenzione, non correggevo prima di pubblicare. Adesso lo sto facendo, penso di essere migliorato. Infatti, penso che il miglioramento si veda col fatto che più gente mi sta leggendo e non solo quello. Leggere un articolo e venire a romperti i coglioni perché praticamente è questo che probabilmente la gente fa perché non ha un cacchio da fare, invece dare più importanza al contenuto dell'articolo, rompere il cacchio, un errore. Lo dico da uno che corregge gli altri quando sbagliano in italiano, eccetera, quindi figuratevi. Però sì, proprio così. Devi imparare a scrivere e leggere come se fosse analfabeta. Ragazzo mio, ho letto più libri di te, mi sono pure laureato di e non sto a rompere i coglioni come fai tu. Devi poi farò come Daniel Goyo Gob, lo youtuber juventino che vi ho citato prima. Noi, in un certo senso, queste cose ci rubano del tempo. Che si fa con passione, eccetera. Voglio di farlo, voglio di raggiungere obiettivi, però è sempre un lavoro, una specie di lavoro che al momento non mi sta dando nulla, ma è comunque qualcosa in cui tu impieghi tempo. Quindi vedi qualcuno che viene, mio canale, mio blog, mie regole, alla fine ho cestinato il commento, cioè vattene a fare. Forse questo è il modo migliore di reagire con. Cioè. Comunque, a parte queste cose. Mourinho alla Roma. Mourinho alla Roma. Come ve la sentite Mourinho alla Roma? Abbastanza particolare. Effettivamente, ormai Mourinho da qualche anno che non ha vinto più un trofeo, quindi è particolare. Una Roma non è al livello di Mourinho, ma potrebbe anche essere un suo rilancio, chissà. Forse non è anche al Tottenham, forse ormai il calcio di Mourinho è diventato obsoleto. Ma devo dire che mi incuriosisce onestamente, è stata una notizia inaspettata. C'è un grande allenatore come Mourinho che va alla Roma, effettivamente. Che ti può far pensare, addio, è caduto in basso. Con tutto il rispetto, amici romanisti, c'ho anche un amico romanista, anche io juventino allo stesso tempo, ciao Matte. Ma potrebbe anche essere, chissà, qualcosa di interessante. Devo dire che questa notizia di Mourinho alla Roma mi ha scioccato, è stata inaspettata. Non sono un grande estimatore di Mourinho, sarà perché tifo Juventus. Però, vabbè, poi quelle cose che si facevano erano cose così per aizzare i tifosi, dare dell'hype. Ma devo dire che sì, io sono molto curioso. Come possiamo vedere il Mourinho alla Roma? Sicuramente cambierà qualcosa. E devo dire, io a me piace Paulo Fonseca. Era prevedibile che sarebbe stato esonerato, però alcune colpe, non so, dell'allenatore. Ci sono giocatori tipo Dzeko che si vede che non hanno più interesse a seguire la Roma, allo stesso tempo non ci sono più gli stessi stimoli.
Forse la Roma dovrà cambiare un po' di più, oltre all'allenatore, deve cambiare un po' di più, oltre all'allenatore. Non basta solo cambiare allenatore in certi casi, secondo me. Ma Fonseca stesso poteva dare un miglioramento, però cioè, bisognava dare qualcosa in più. Ecco. La responsabilità non la do tutta a Paolo Fonseca. Non sono romanista, ma sto commentando questa cosa perché... Non so. Notizia di Mourinho mi ha colpito, mi va di commentarla così. Puro relax. Puro relax. Tanto fuori piove, probabilmente il sottoscritto se ne sta in casa, quindi. Niente. E voi che ne pensate questo arrivo di Giuseppe Mourinho alla Roma? Pensate che possa dare veramente una ventata di aria fresca? Oppure come nelle squadre in cui è stato prima? Potrebbe veramente dare un miglioramento oppure no? Come sto detto io prima, ormai è calcio un giocatore, diciamo, ormai diciamo finito, oppure un calciatore, scusate, un allenatore ormai finito, come ho detto prima, oppure può dare una rinfrescata. Voi cosa ne pensate? Lasciatemelo nei commenti. Lasciatemelo nei commenti. Devo dire che comunque la nostra Serie A, il nostro calcio sta cambiando, forse bene perché era ora che cambiasse certe cose. E la cosa buona della Roma è che sta prendendo, che prende allenatori stranieri e non si fissa con quelli italiani, come fa la mia squadra. Quindi possiamo anche trovare qualche idea diversa dal calcio italiano. Invece sembra che alla Juventus, se non sei italiano, non ti vogliamo, cioè basta. È una cosa, una psicologia che ci sta anche con i giocatori stessi. Boh, cioè, se vuoi dare una impronta europea, cioè io penso che è giusto anche prendere allenatori stranieri. Poi questo significa che con quelli italiani o con quelli stranieri sei meglio, sei peggio, quello ovviamente sta in basato, una serie di fattori che dipendono da tante cose, quindi anche però è bene anche, nel senso, aprirsi a concetti calcistici diversi. Anche se la Roma non ha momentaneamente raggiunto gli obiettivi che magari si era prefissato, questo non significa nulla. Del resto, Di Francesco è italiano, quindi la Roma ha fatto grandi risultati anche con lui, quindi è tutto relativo, ma per dire che ci sono veramente poche squadre italiane che hanno guardato oltre i propri confini con gli allenatori, quindi la Roma gli do questo merito, secondo me. Più che altro si dà per scontato che l'italiano sia migliore dello straniero e non si tengono veramente in considerazione certi aspetti che bisognerebbe prendere. E in questo caso la Roma ha fatto bene. In effetti l'ultimo allenatore italiano della Roma è stato proprio Di Francesco. Chi può dirlo se Paolo Fonseca si fosse trovato in una situazione più agevole, se avesse potuto fare meglio? Comunque, mi dispiace per il buon Paolo. Gli auguro una buona carriera. Lo saluto anche se, ti ripeto che non ti forma, ma sono stato un suo sostenitore. In realtà a me piaceva anche Di Francesco. Quella partita della Roma contro il Barcellona la vidi e fu emozionante, cioè un po' più emozionante assai. Veramente quella partita, anche se non tifo Roma, veramente bella, mi è rimasta nel cuore. È stato un capolavoro di Di Francesco proprio. Assurdo.
Quando vedi queste partite proprio ti esalti calcisticamente e ti rinnamori dal calcio. Vabbè. E niente, ci vediamo alla prossima.